eccoci qua in cucina. Io ovviamente mi devo reidratare dopo 1 ora e 40 di diretta. Prima di fare la cucina bevo acqua. Con il mio sistema bevo acqua, che non fa solo bene ovviamente al mio fisico, mantenendo la corretta idratazione e facendomi bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ma evidentemente fa bene anche a tutto il nostro ambiente, in quanto con questo esclusivo sistema si va a eliminare l'utilizzo della plastica. Eh sì, quindi facciamo bene a noi stessi e anche ovviamente al nostro ambiente. È facilissimo, viene installato naturalmente nel nostro rubinetto di casa e ci permette veramente di risparmiare plastica, di risparmiare tempo e anche la fatica di dover portare, andare a acquistare al supermercato le famose casse d'acqua e di doverle portare poi a casa e di rimetterle a posto. Acqua pura sempre a disposizione per privati e aziende. Invece, spesso a mia disposizione il giovedì nella nostra cucina c'è Cinzia Re, la regina della vegan cuisine, colei che è 100% veg ma 1000% di gusto. Ormai mi sento veramente una regina, eh? Ma lo sei. Che di cognome mi chiamo Re, per cui ci siamo qua. Esatto. Re, regina della veg cuisine. Allora, oggi all'insegna della semplicità, esatto, però con un tocco di estro e creatività, sempre rifacendosi a madre natura. Un risotto insolito al pomodoro. Allora, cara Cinzia, se sei d'accordo, io lancio la lista degli ingredienti e poi ti lascio parlare, cucinare. Certamente. Mentre sorseggio la mia acqua. Allora, se è pronta la lista degli ingredienti, così ce la scrutiamo insieme. Passata di pomodoro, aglio, capperi, olio, zucchero di canna, brodo vegetale. Poi abbiamo il triplo concentrato, olio extravergine d'oliva, prima era olive, quindi scusate, ho letto male, vino bianco, sale, pepe. Come spezie, ed è qui forse l'insolito, no, della ricetta, abbiamo maggiorana, santoreggia e timo freschi, stracchino di riso, eccola la golosata tremenda, e grattugiato vegetale. Vai Cinzia! Perfetto, illuminaci! Allora, cucinaci, diciamo, l'impossibile. Oggi avevamo a disposizione, allora, la Coop ha promosso in questi giorni una campagna, la spesa 10 euro. Diciamo che parte di questa campagna erano i due prodotti che utilizzerò stasera, quindi un riso ribe e la passata di pomodoro origine di Coop. Chiaramente si fa vedere che cosa? Che con 10 euro si può fare una spesa completa, sana, salutare e ci si può non far mancare nulla. Esattamente, quindi cosa ho fatto? Ho detto va bene, un riso al pomodoro forse lo sanno fare tutti, anche se non è scontato, insomma, niente è mai scontato, dipende tante volte anche dal metodo con cui si cucina e dalla metodologia proprio, da come si va a fare un riso al pomodoro. Anche la classica passata al pomodoro voi la potete fare in tantissimi modi, verrà sempre diversa anche usando la stessa ricetta. Allora, cosa vado a fare? Diciamo, pulendo le mie erbette raccolte nella spirale sinergica della locanda degli aromi, che la è una locanda meravigliosa, che è la mia residenza, il luogo in cui appunto lavori, svolgo la mia attività. E cosa andiamo a fare? Ho tolto il gambettino da queste erbette fresche, che appunto sono timo, maggiorana e santoreggia. Sono veramente aromatiche, vi consiglio di utilizzarle fresche per provare veramente un'esplosione di sapori in bocca, nonché di odori, perché io già sento veramente un balsamico. Li sento anch'io da qui, quindi è un ottimo segno questo. Esatto. Per ovvi motivi, ecco. Perfetto. Allora, il riso ribe, che è il riso che andiamo a utilizzare stasera, per lo più si può usare per timballi, arancini. È un riso che rilascia molto amido in cottura, per cui non sempre viene utilizzato per fare i risotti. Stasera, diciamo, per non stare 40 minuti, perché ne abbiamo mezz'ora, ho fatto una precottura del riso. Lo vedete un pochino colorato perché l'ho cotto con un pochino di brodo vegetale e quindi ho fatto una precottura per poi poterlo diciamo finire la cottura in padella, una sorta di wok che stasera abbiamo a disposizione. Allora, cosa ho fatto? Io non vi do i grammi degli ingredienti, perché qui dipende un pochino anche da voi e da cosa volete, diciamo, da come volete saporire, insaporire il vostro riso.
però vi racconto via via cosa facciamo insieme e cosa ho già fatto. Qui nella padella abbiamo un aglio, uno spicchio di aglio tritato e dell'olio extravergine di oliva. Andiamo a, vi faccio vedere anche come si fa, andiamo a soffriggere l'aglio. Ora lui mi ci vuole una laurea per imparare a usare, come mai? No, ce l'ho fatta, ce funziona? L'ho fatta. Promossa. Tutto a posto, promossa, ce l'ho fatta. Allora, andiamo a soffriggere il nostro aglio. Qui nel frattempo ho fatto un battutino di capperi e olive. Vedete qua? Sono già pronti, chiaramente mi sono un po' avvantaggiata per poter terminare questo riso e farlo assaggiare a Francesca nelle tempistiche. Allora, ho preparato anche, e lì nell'elenco gli ingredienti non c'era, però ho ritenuto che fosse gustoso aggiungerli, dei pomodorini, dei ciliegini IGP per poterli aggiungere appunto al nostro riso, dare una consistenza diversa. E poi qui siamo nel paese dei balocchi, perché tutte queste ciotoline possono essere utilizzate per appunto arricchire il nostro riso. E vi dico cosa ho preparato oltre agli ingredienti che avete letto. Abbiamo della granella di nocciole, abbiamo dei petali di fiori edibili che talvolta mi dicono avere sapore quando li metto nei piatti. Io li metto prettamente per decorare, però talvolta mi dicono ma avevano perché sapore. Sono presi dall'entusiasmo di come fai le cose buone, no? Te lo dico io come funziona. E allora c'è questo entusiasmo, no, che pervade, uno dice ammazza, oppure fiori sono buoni. Sembra di stare, dice Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Cinzia che ci porta nel Paese delle Cinzia Meraviglie. Cinzia nel Paese delle Meraviglie. Sì, sì, va. È vero. Rinominiamo. Ti ricordi allora, Alice quando andava nel film di Walt Disney Alice nel Paese delle Meraviglie a parlare coi fiori? Sì. Sei te quella. Sono io quella. Che poi fiori, piante, il pedolo e lo mangi. Oppure il fungo che era un po' allucinogeno. Ecco, quello è meglio di no. Quello lasciamo perdere. Specialmente in questo momento i funghi allucinogeni no. Dai, se no chissà che ricetta gli diamo, ai nostri ospiti, ai nostri amici che ci seguono da casa. Ma ci mancherebbe. Allora, quindi? Allora, ho aggiunto il riso, come vi ho detto. Voi se siete a casa avete tempo, utilizzatelo crudo, cioè fatelo tostare all'inizio, perché prenderà un sapore del tutto personalizzato e del tutto caratteristico. Io purtroppo per questioni appunto di diretta non ho potuto farlo e diciamo che l'ho precotto per 8 minuti. Quindi diciamo che qui abbiamo quindi aglio, olive, capperi, olio e il riso che ho leggermente precotto nel brodo vegetale. A questo punto andiamo a sfumare leggermente con un pochino di vino bianco, eccolo qua. Il fuoco in questo momento deve essere a fiamma alta, ok? Andiamo a, ok, a sfumare, facciamo evaporare, aggiungiamo un altro pochino di riso, perfetto. Lasciamo evaporare il vino finché resti proprio il sapore, diciamo, profumo, ragazzi, siamo io e Lori siamo inebriate in questo momento. Il profumo, allora, dovete sapere che io lo ripeto, ma sono appassionatissima di odori. Non di profumi, badate bene, molto diverso, di odori. Quindi annuso di aroma. E appunto la locanda, il B&B si chiama locanda degli aromi per questo motivo, perché trovate le erbette, trovate i fiori, tutto ha un suo odore e ha un senso, insomma. L'olfatto andrebbe veramente riconsiderato tra i sensi più importanti, anche perché Francesca, se tu ti tappi il naso e assaggi, sentirai praticamente niente a livello di sapore, per cui è fondamentale. È vero, allora, quando si ha il raffreddore o peggio non si sente nulla, no, dal naso, in realtà più che il gusto è proprio l'olfatto che esatto, esattamente influisce. Allora, tostiamo leggermente il nostro riso e poi andiamo ad aggiungere un pizzico di sale e la nostra salsina di pomodoro, il nostro passato. Ecco qua, facciamo ben saporire i capperi con le olive, facciamo ben sfumare il vino bianco, in modo che sia evaporato del tutto e non ne resti traccia, salvo appunto il sapore e il profumo. Quando voi lavorate con il riso crudo otterrete proprio il riso, una tostatura che in questo momento magari è un po' più difficile, però anche in questo modo è veramente saporito e profumato. Allora andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro, sempre a fiamma alta,
Ecco qua. Com'è? Arriva il profumo? Mamma mia, guarda, siamo inebriate e non si vede l'ora di assaggiarlo. Si sta zitte perché siamo concentrati sull'odore. Allora, come vi stavo raccontando prima, i miei piatti sono 100% vegetali. Quindi, quando io vi parlo di, diciamo, formaggio, per modo di dire, di così dire, io mantecherò, diciamo, questo riso con uno stracchino di riso che mi darà cremosità e posso aggiungere anche un pochino di brodo che ho preparato prima. Questa è l'acqua di cottura del riso, infatti la vedete, non è trasparente perché appunto c'è un po' di amido che in questo caso mi servirà anche per far legare un pochino il riso. Quindi la mantecatura la fai con il brodo del riso. Sì, il brodo amidaceo. E con lo stracchino di riso. Esatto, esattamente. E verrà veramente molto molto cremoso, perché come vedi adesso Francesca e Kiki sono ben staccati tra di loro. E invece il riso Ribe per sua natura è un riso che è piuttosto colloso, perché rilascia molto amido nella cottura. Quindi spesso viene usato per altri tipi di preparazioni, tipo appunto il timballo, tipo l'arancino. Per i risotti viene utilizzato più spesso un carnaroli, che è proprio il principe, diciamo, certo, dei risi. Però secondo me anche il ribe ha veramente il suo perché in questo caso, perché voi sentirete un chicco che scuoce molto, molto raramente, diciamo, tiene molto bene la cottura, e poi sentirete in bocca questa consistenza, questa cremosità, però anche un pochino di diciamo croccantezza data da questo tipo di riso caratteristico. È un riso italiano, eh? Ecco qua. Allora, vedete che con l'amido già si crea un pochino di cremosità. A questo punto aggiungiamo una noce di stracchino di riso. Lo trovate tranquillamente in tutti i supermercati. Alla Coop c'è, che lo compro io, che alla Coop è buonissimo. C'è. Tutto quello che io sto utilizzando lo trovate alla Coop, assolutamente, assolutamente. Andiamo di nuovo ad alzare un po' la fiamma, ecco qua. La fiamma, per modo di dire, la fiamma. Ecco qua. E a questo punto vedrete che avremo questa cremosità e questo gusto. Allora, io sento un po' se è giusto di sale. Allora, Francesca, avevo messo tra gli ingredienti il triplo concentrato. Perché qui non l'ho messo? Perché l'avevo già inserito nel passato di pomodoro che avevo preparato. Nel passato di pomodoro avevo messo un filo d'olio e il triplo concentrato, quindi l'avevo già fatto, diciamo, cuocere un pochino. Per far togliere un po' di acidità e poterlo utilizzare in breve tempo. Ecco qua, allora qui andiamo ad aggiungere, per terminare la cottura, un altro po' di acqua di cottura del riso. E poi aggiungiamo a fine cottura, per farli restare, diciamo, per non farli stracuocere, i pomodorini, se volete, ma non è fondamentale, e le famose erbette. Quindi, come vi dicevo prima, santoreggia, timo e maggiorana. Però potrete sbizzarrirvi, perché non so, la maggiorana è una parente dell'origano, infatti il nome specifico è Origanum maggiorana. Quindi potete usare l'origano, potete usare il dragoncello. Le spezie che più vi piacciono. Le spezie che più vi piacciono. Sì. Perché poi giocare con le spezie significa anche eliminare i grassi ed eliminare anche molte sostanze zuccherine, che comunque comportano un apporto calorico maggiore alla nostra dieta, che quindi magari o ci appesantiscono oppure non ci fanno perdere peso. Esatto, esatto. Allora, il riso lo suggerisco a tutti, veramente a tutti, perché è un alimento, prima di tutto, privo di glutine. È un alimento molto saziante e chiaramente, perché quando cuoce raccoglie molta acqua. E anche i risi, diciamo, integrali, semi-integrali, ancora più, diciamo, ricchi di minerali e di nutrienti, hanno una cottura un po' più lunga, forse sono un po' meno, diciamo, pratici da cucinare, però potete farne tanto, e una volta fare il riso, una volta fare il risotto, una volta fare un timballo, insomma, potete sbizzarrirvi e utilizzarlo in vari modi. Ok, allora, qui credo che siamo
al punto di cottura giusto. Mi sembra che sentiamo un pochino il grado di salatura. Ci siamo, perfetto. Qui arriva un bel profumo di erbette fresche. Mamma buonissimo. Mia. È veramente gustoso. Abbiamo così trovato un modo per personalizzare un semplice riso al pomodoro che diventa, diciamo, un po' più prezioso, un po' più carismatico. Un pochino più ricercato. Un po' più ricercato, sì, perché tanto raffinato, c'è il vino bianco, c'è questa speziatura a piacimento molto coinvolgente a livello olfattivo. E poi, insomma, diciamocelo, anche l'occhio vuole la sua parte. I colori sono veramente molto belli. Tu hai scelto tutti gli ingredienti, insomma, di grande qualità, sei andata ovviamente alla Coop e dicevi appunto che si trova tutto per chi come te è 100% vegano. Sì, sì, c'è veramente una scelta ottima, e per quanto riguarda appunto i preparati, diciamo, tipo, diciamo, il formaggio per intenderci, non mi sento di chiamarlo formaggio, però è per farvi capire, diciamo, un po' quello che può essere, quello che vi può ricordare. Bisogna in qualche maniera gli dia un nome. Sì, ecco, quello che tu metti grattato, no? Quindi che sì, cos'è? Il grattugiato è praticamente sempre un preparato vegetale che ci può ricordare un pochino il formaggio di capra, vagamente, e lo possiamo mettere a fine, a termine. Ma che cosa hai fatto? Allora, principalmente si lavora con gli amidi per fare questi preparati vegetali. Raccontacelo, sì, perché volentieri. È molto interessante. Allora, ci sono vari tipi di grattugiati, per così dire, vegetali o stagionati, vegetali. Normalmente si lavora con l'amido, amido di mais, si può lavorare con la fecola di patate, si può lavorare con la farina di ceci. Diciamo che queste sono le basi. Sono basi di amido. Sono basi che poi possono far essere fermentate. Ad esempio, lo stracchino di riso è un riso germogliato e poi successivamente, diciamo, fermentato, per modo di dire, perché c'è un pochino di aceto. Allora, noi anche quando andiamo a preparare una maionese vegetale, cosa si fa? Io ormai la faccio a occhio, ci vogliono 3 secondi e sono spettacolari. Metto un pizzico, un goccio di latte di soia, possa essere 50-60 grammi. Metto un po' di aceto, quindi mi crea quel sapore ricco, un po' di succo di limone, olio, nel mio caso appunto uso un olio, stiamo dicendo anche un'altra ricetta, Francesca, ci sbizzarriamo. Vai, certo. Quindi aceto di mele, possibilmente, o aceto di riso, un po' di, oppure la senape se vi piace di più, e olio. Sale, se volete una spezia, può essere paprika affumicata. Io uso spesso il churrasco, che è un mix di spezie. Dice, ma come, il churrasco si usa per... ci viene in mente la carne. In realtà è un mix di spezie che si può utilizzare anche nei preparati vegetali, perché sono spezie, quindi per questo sono molto appassionata di spezie. Le spezie possono, diciamo, personalizzare un piatto e veramente dare una caratteristica unica alla vostra preparazione. Ecco qua, allora io ho aggiunto della granella di nocciole, ho aggiunto dei petali di fiordaliso, cardamomo e calendula, chiaramente sono petali di fiori edibili, e appunto questo, diciamo, delicatissimo, un po' di grattugiato, e otteniamo un piatto. Mi manca un punto di verde, ma le spezie, le erbette me le sono giocate tutte. Quando? Le sei giocate tutte? Sono giocate. Senti, c'è mica una forchetta? Assolutamente, te la metto sul piatto, ne mi allontano, prego. E poi facciamo un bel riepilogo della ricetta velocissima e degli step fondamentali. Certo. Intanto il profumo, ragazzi, da vicino è ancora più consistente. Adesso io me l'assaggio, perché... Prima si guarda, poi si annusa e poi si mangia, quindi sono componenti... Sono anche sporcata il latino. 1, 2, 3, che il riso insolito al pomodoro della Cinzia Re venga a me. Cinzia, io... No, mi dovete spiegare come fai. Tutto ha un sapore, cioè qualunque cosa faccia, una bruschetta, la faccio io uguale, la fa lei, no, la sua è, boh, non si sa. Allora, c'è che dono è? Un segreto è andare a guardare le nonne che cucinano. Dicono, ma le nonne non sapevano nemmeno cosa era la cucina vegetale o vegana. No, le nonne sapevano cosa era la cucina vegetale, perché la ribollita, la pappa al pomodoro. Però, diciamo, le nonne nelle case, diciamo, di tutti noi hanno una marcia in più, perché ti fanno vedere tutti i modi, tutte le modalità, tutti i segreti. Io vado a vedere le nonne.
se hai due o tre marce in più, non una, due o tre, te le dico io. Allora, guardiamo la lista degli ingredienti, tu leggi gli ingredienti e ci spieghi i passaggi, velocissima. Certo. Prego Cinzia, lista degli ingredienti, ancora una volta facciamo un resumé, ecco. Allora, passato di pomodoro, aglio, capperi, olive, zucchero di canna, brodo vegetale, tripo concentrato di pomodoro, olio evo che sta per extravergine di oliva, vino bianco, sale, pepe, maggiorana, santoreggia e timo freschi, possibilmente, o altre erbette, stracchino di riso, grattugiato vegetale. Allora, quindi, riassumendo, si va a soffriggere un spicchio d'aglio in olio extravergine di oliva, si aggiunge un battuto fine di capperi e olive nere, in questo caso, poi si va ad aggiungere il riso, o crudo o precedentemente diciamo già precotto in un pochino di brodo vegetale, si fa saltare, si fa tostare il riso se è crudo, si aggiunge un pochino di vino bianco, un po' di sale, al momento che il riso è tostato si va ad aggiungere il passato di pomodoro che io avevo precedentemente preparato con un pochino di tripolo concentrato che è uno dei segreti della nonna per dare quel sapore classico, antico, tradizionale, e appunto c'era un pochino di zucchero di canna, per questo lo zucchero di canna agli ingredienti non l'avevo detto, per bilanciare l'acidità del pomodoro, quello dipende diciamo dal tipo di pomodoro che si usa. Quindi passato di pomodoro, poi andiamo a saltare un pochino in padella e poi aggiungiamo i pomodorini volendo, che non sono obbligatori ma buoni per la consistenza, diciamo sono il gioco buoni, di consistenza. Vai. Poi alla fine delle erbette fresche a vostro piacimento, aggiungetele perché veramente danno un tocco speciale, e poi infine lo si può impiattare aggiungendo una granella di frutta secca, possono essere mandorle tostate, nocciole tostate, delle noci, quello che vi piace, proprio per sentire in bocca un po' di diciamo un po' di gioco, ecco, perché è bello sì annusare, è bello guardare, è bello gustare, ma quando si gusta, se si sente in bocca, diciamo, varie consistenze mi sembra qui di essere a fa... ecco sì, è gradevole, è gradevole. Hai sentito com'è rimasto? No, lasciamo perdere, non me lo finisco tutto. Tanta roba Cinzia Re, bravissima, grazie, ci vediamo veramente molto presto, non c'è più tempo per Tadà, adesso la linea va al TG38, il telegiornale da e per tutta la Toscana, e con Tadà ci vediamo domani, stesso posto, stessa rete, stessa ora. Buonasera a tutti, buon giovedì sera solo su RTV38, ciao. Exclusive collaboration.